Buongiorno, benvenuti nella nostra azienda. Sono Walter Bera, contitolare con la mia famiglia di un'azienda agricola che produce vini da più generazioni. Era già avviata con mio papà purtroppo è mancato da poco, aveva 93 anni. Io sono uscito diplomato dalla scuola enologica di Alba nel 1975, quindi parliamo di tanti anni fa. E la svolta, la novità che avevo apportato in quegli anni era stata quella della produzione del moscato. Il moscato fino a quegli anni era un prodotto della grande industria, ma era un prodotto di bassa qualità che non aveva considerazione e di immagine molto bassa. In quegli anni, insieme ad alcuni altri produttori, eravamo tre o quattro produttori, abbiamo intrapreso a fare questo moscato puntando a farlo bene, a fare un prodotto di qualità, un prodotto che potesse affiancarsi alle altre eccellenze del territorio e da lì è partita questa avventura del moscato. Moscato che negli anni ha ottenuto grandi riconoscimenti da parte del pubblico, da parte della cucina, della critica. Per cui oggi il moscato è considerato un prodotto di qualità, principalmente un prodotto da dessert, però che ci sta nelle tavole più importanti, nei menu più importanti e in casa di ristoranti stellati e molto quotati. Il moscato rappresenta sempre la nostra produzione più importante, oggi almeno la metà, 100.000 bottiglie, 100 e qualcosa delle 200.000 prodotte sono di moscato, per cui è un prodotto per noi che intanto rappresenta la storia, ma è tuttora molto molto importante. Altri prodotti importanti in particolare sono la Barbera che si produce naturalmente da tantissimi anni prima ancora del moscato, e il Nebbiolo nelle altre sue forme anche più nobili. Tenete presente che qui siamo fronte Barbaresco e noi come zona siamo fuori dalla zona del Barbaresco. Questo è un vigneto storico di Nebbiolo dal quale produciamo il nostro Alladio Nebbiolo, e tenete presente che nella storia, che è ben raccontata da un agronomo di fine 800, il signor Fantini, il dottor Fantini, del quale l'ordine ha stampato in precedenza un suo manoscritto, una bella pubblicazione, che rappresentava la zona, rappresentava le zone agricole, in particolare viticole, delle Langhe. Ma parlando di Barbaresco, il Barbaresco all'epoca era costituito da due comuni, Neviglie e Barbaresco. Non c'era Treiso, perché all'epoca Treiso era frazione di Barbaresco, però questa era la zona del Barbaresco e Neviglie aveva 100 ettari nell'ambito della zona di produzione Barbaresco. Poi probabilmente quando negli anni 60 sono state fatte le denominazioni, erano anni in cui il Nebbiolo era in particolare crisi, e quindi in quegli anni lì probabilmente le amministrazioni eccetera non hanno ritenuto, commettendo un grande errore, che fosse importante aderire al territorio della denominazione Barbaresco. Al contrario, il comune di Neive aveva bussato a quella porta chiedendo di essere inserito e pensando che non si sa mai, in futuro non si sa mai. Naturalmente per Neviglie è stata una grossissima perdita che rappresenta un grande danno economico e di immagine, tant'è che Neviglie è un paese poco conosciuto nel mondo del vino. Se fosse nella zona di Barbaresco come gli spetterebbe di diritto, probabilmente avrebbe una visibilità ben superiore a livello mondiale, perché Barolo e Barbaresco raggiungono il mondo intero e non solo quello degli appassionati viticoli o degli operatori viticoli enologici. Ecco, Barbaresco è appena qua di fronte. Questa collina di fronte è il comune di Neive, ma un cru molto importante del Barbaresco, che è il cru Basarei. Noi tra l'altro abbiamo anche una produzione, abbiamo una piccola vigna in quella collina, che è una collina molto ben esposta a sud, e dal quale naturalmente
si trae un vino importante, un cru importante, eccetera. Noi produciamo poi anche altri due cru prestigiosi che sono il Rabaià e il Serra Boella, per cui Barbaresco per noi è una realtà molto importante e stiamo guardando anche alla zona più nota del Barolo, ma è un discorso un po' che va più avanti. Questa è la cantina di invecchiamento, qui abbiamo una barbiera alla lena che fa un anno di legno, poi abbiamo il sassisto che è un langhe rosso costituito da barbera e da nebbiolo e poi abbiamo il barbaresco. Qui abbiamo il barbaresco, quindi solitamente facciamo botte grandi, poi abbiamo anche un passaggio veloce in barrique, ma è un tipo di lavorazione che va sempre più rallentando. Oggi stiamo facendo una lavorazione che non è giornaliera, la facciamo 2-3 volte all'anno, che è la stappatura del metodo classico alta lana. Quindi noi abbiamo le bottiglie che hanno, intanto è un'annata 2013, quindi un vino che è rimasto 5 anni, 5 minuti. Dopodiché è stato lavorato in modo da far andare il deposito in punta, che come vedete è in punta. Poi qui facciamo il degourmand alla glace, facciamo congelare in una soluzione a meno 30 gradi una parte 2 cm, la parte più in basso, che contiene gli lieviti trattenuti da uno strato di ghiaccio. Dopodiché questa bottiglia viene degorgata, degorgata vuol dire che viene stappata, come vedete, in modo da espellere le fecce e i lieviti di fermentazione del vino. Espulso quindi quel tappo di ghiaccio che impunta alla feccia e ai lieviti, noi abbiamo il nostro vino pulito. Passa in questa macchina che lo rabbocca, lo porta a livello e a questo punto viene mandato alla tappatura. Il tappatore che naturalmente mette il tappo a fungo, tappo dello spumante, quindi il classico tappo dello spumante a fungo, poi viene gabbiettato, viene messa la gabbietta e così il nostro spumante viene messa la gabbietta e questa è la nostra bottiglia. Finito, quindi questo è pronto per essere immesso sul mercato. Per quanto riguarda l'Altalanga, va detto che è una denominazione, l'ultima nata tra le nostre piemontesi, solo dopo è nato la Nasetta, ma comunque è nata nel 2002. È un prodotto che si faceva ed era ampiamente prodotto in Piemonte da un paio di secoli e diciamo che il metodo classico in Italia è nato in Piemonte verso 1850 e qui nelle Langhe, in particolare nelle Langhe albesi e in quelle astigiane, diciamo da Alba a Santa Vittoria a Canelli, ha avuto un po' la patria progenitrice. Lo spumante è nato qua, a Santa Vittoria c'era
l'Amarone Cinzano, che produceva già oltre 1 milione di bottiglie 40 anni fa. Ad Alba c'era la Calissano, c'era la Fontana Fredda, che c'è tuttora. E poi Canelli erano delle case storiche, Gancia, Bosca, Riccadonna, Contratto, insomma, è nato qui. Poi è stato un po' abbandonato. Nel frattempo sono nate altre realtà importanti, ma 100 anni dopo, Franciacorta, Trento, l'Oltrepò Pavese ha preso a fare una produzione, e per cui in parte abbandonato questo prodotto. Forse avevamo dei prodotti che erano più facili da vendere, forse, però probabilmente è stato un errore abbandonare quel tipo di prodotto, che poi ha preso piede su ampia scala in regioni diverse. A fine del Novecento ci si è resi conto che gli spumanti andavano bene, che il metodo classico andava bene, che lo champagne andava bene, e che noi eravamo scoperti che, insomma, mancava un prodotto che potesse complementare la produzione enologica, prodotto peraltro che era ben conosciuto in quanto già prodotto prima, eccetera. A quel punto lì si è fatto un ragionamento, i produttori storici si sono trovati. C'è stata un'intuizione anche di un nostro cavaliere dell'ordine fondatore, il dottor Giacomo Oddero, che aveva pensato a sviluppare anche la parte più alta e meno economicamente privilegiata, che era l'Alta Langa, dando proprio da lì il nome Alta Langa. È stata una buona intuizione, da lì ha preso piede un progetto. Si è dato incarico a tre agronomi che studiassero il terreno, il clima, le cultivar possibili, e facessero delle prove in cantina per vedere il risultato finale. C'è voluto poco, diciamo che qui si sono adattati bene subito il Pinot Nero, lo Chardonnay nelle diverse cultivar provate. Si sono adattate bene in diversi terreni, dalla parte più bassa della Langa alla parte più alta, e oggi ci sono produzioni che vanno dai 280 metri, che è un po' la linea base come altimetria, e vanno fino agli 700-800 metri. Ci sono oggi delle produzioni fino a Bossolasco, che dimostrano che anche lì questo tipo di viticoltura può dare ottimi risultati per il mantenimento dell'acidità, per lo sviluppo dei profumi, eccetera. Oggi la produzione di Alta Langa rappresenta un valido prodotto di immagine, è un prodotto che in questo momento sta destando molto interesse in giro per l'Italia, ma ancor più nel mondo. Se fino a qualche anno fa ci si doveva prodigare per spiegare cos'era, cosa voleva dire, eccetera, oggi notiamo che parecchie persone in giro per l'Italia, in giro per il mondo, ci chiedono: ma tu fai Alta Langa, ma l'Alta Langa com'è, come non è, eccetera, eccetera. Quindi notiamo un grande interesse. Naturalmente ci aspettiamo che dietro il grande interesse ci siano anche i numeri per la verità stanno aumentando. Io credo che quest'anno 2019 si è superato il milione di bottiglie tra tutti i produttori, che non è ancora tantissimo, però se consideriamo che la denominazione è nata nel 2002, ha cominciato a essere venduta 4-5 anni dopo, quindi parliamo di 10 anni di commercializzazione. Credo che in cantina con la vendemmia 2019 siano stati messi imbottigliati oltre 2 milioni di bottiglie, il che vuol dire che si va già al raddoppio. La zona di produzione sta crescendo e quindi c'è da aspettarsi che questi numeri possano aumentare. Naturalmente l'obiettivo primo non erano tanto i numeri quanto la qualità, cioè fare un prodotto di alta qualità che potesse competere con gli altri blasonati
prodotti più conosciuti, ma che rendesse merito alla zona di produzione da cui nasce, quindi in primis Barolo e Barbaresco e poi tutti gli altri vini delle Langhe. Oggi quindi potrebbe essere un buon complemento a livello di tipologia di produzione, ma anche a livello economico, in particolare per quelle aree meno esposte o più alte di altimetria, per cui ben venga che ci sia un buon sviluppo anche di questo prodotto. Sono qui con i miei figli, Umberto, 32 anni, e Riccardo, 28. Qui assaggiamo il moscato, che rappresenta il prodotto più importante della nostra azienda, almeno il 50%, che vuol dire 100.000 bottiglie sulle 200.000 prodotte sono di moscato. Abbiamo preso anche la coppa, la tradizionale coppa, che era il modo con cui si beveva il moscato, che accompagnava soprattutto il dessert. E la coppa era nata per esaltare i profumi. È vero anche che oggi usiamo bicchieri da degustazione più comuni, che ci permettono intanto di poterlo sentire meglio, e poi siamo più abituati a questo tipo di bicchiere per la degustazione e spesso anche a tavola, per cui almeno in degustazione usiamo questo tipo di bicchiere. Questo è un moscato che ha superato la selezione dell'ordine, è vestito con l'etichetta dell'ordine, mentre questa è la nostra etichetta normale con cui essere dalla cantina. Se andiamo alla degustazione, allora vediamo che è un prodotto solo leggermente frizzante, ha un leggero sviluppo di bollicine, leggero perché la legge ci permette di fare questo prodotto che non deve superare le 2,5 atmosfere di pressione a 20 gradi. 2,5 atmosfere di pressione a 20 gradi vuol dire, su un prodotto fresco, molto molto poco. E questo principalmente perché questo è un vino tapporaso, però per distinguerlo meglio dall'altra tipologia di prodotto che si può ottenere con la stessa uva, che è l'asti spumante. Così abbiamo due prodotti che nascono dalla stessa uva, hanno un processo di lavorazione molto simile, ma che appartengono a due categorie diverse. Il Moscato d'Asti è un vino, e un vino leggermente frizzante come previsto dalla DOCG. L'Asti spumante invece è uno spumante, e quindi in quanto tale deve avere un minimo di pressione che è 3,5 atmosfere, quindi una pressione superiore. Tra i due prodotti, oltre alla pressione, ci sono altre piccole due differenze. L'asti spumante viene fatto fermentare un po' di più, per cui calano gli zuccheri, per cui è meno dolce, è più alcolico, perché il moscato ha 5 gradi alcol e l'asti spumante ha minimo 7 gradi, da 7 a 8 gradi. Nel Moscato d'Asti abbiamo una pressione massima di 2,5 atmosfere, nell'asti spumante abbiamo una pressione minima di legge di 3,5 atmosfere, ma normalmente sul 4,5-5. Quindi alla vista notiamo questa piccola bollicina, che è veramente molto superficiale, ma anche perché così la legge vuole, così era nato nella tradizione, perché era un prodotto solo leggermente mosso ed era un vino. Poi parte importante di tutti i vini, ma in particolare del moscato, è il nardo, quindi l'aroma. Se noi andiamo a sentire all'aroma, intanto ci viene alla mente l'uva di partenza. L'uva moscato è un'uva molto aromatica in bocca, e sia al profumo che poi alla bocca sentiremo immediato il ricordo di quell'uva. Quindi è un'uva che marca, si sente molto, e trasferisce i suoi caratteri al prodotto finito. Per cui sentiamo un insieme di profumi floreali, di frutta, che ricordano prima di tutto l'uva, ricordano anche diversi fiori,
alcuni frutti, citrini, insomma. C'è un insieme floreale, aromatico, che lo identifica intanto bene con blu, arricchito da altre sfumature molto piacevoli. Se poi andiamo all'assaggio, troviamo un prodotto molto equilibrato, molto piacevole, dove abbiamo sì un prodotto dolce, ma non è solo dolce, anzi. A volte alcuni prodotti dolci vengono scartati in quanto dolci, eccetera. Questo è un prodotto molto complesso, molto interessante, perché è nella tipologia dolce e qui abbiamo un minimo di 12-13% di zuccheri, che è una quantità molto elevata. Però abbiamo un mix, questo è un vino, e abbiamo un mix di acidità, di alcol, di zuccheri, che insieme a questo aroma lo rendono molto equilibrato ma molto piacevole. Questo è uno dei vini che, fatto assaggiare alla gente, al popolo comune, è un prodotto che solitamente piace, ma piace di impatto, a differenza di magari tanti vini importanti e grandiosi che però all'uomo della strada, al primo impatto, in situazioni non di cucina, non di pranzo, cena, eccetera, magari possono anche essere spigolosi e non troppo simpatici. Questo è un prodotto che ha un appeal immediato, che può piacere a tutti, compresi gli adolescenti, compresi anche quelli più piccoli. Cioè, spesso e volentieri si vedono bimbetti, ragazzini che magari provano a fare cin anche loro con lo scatto. Moscato è un vino che nasce principalmente per il dessert, quindi accompagna le nostre tavole nella parte finale e lì si sposa grandiosamente con la maggior parte dei dessert, della frutta col gelato, insomma, ha un uso che può spaziare molto. Qualcuno lo usa anche da aperitivo e qualcuno lo usa anche per accompagnare tutto il pranzo, però l'uso che se ne fa principalmente è col dessert, un vino per il dessert, un vino che si abbina con estrema facilità con il dessert e va detto anche che grazie al fatto che è un prodotto così complesso, alla fine di un pasto, quando uno ha già bevuto un bianco, un rosso importante, magari insomma poi deve ancora guidare, deve andare a casa, il fatto che questo abbia un'acidità così armoniosa e una alcolicità così bassa serve per finire quel dolcino, serve per riempire la bocca, serve per lasciare un buon ricordo e non va a caricare più di tanto il carico di alcol nell'organismo. Noi vi invitiamo a venirci a trovare. Se venite a trovarci, intanto vedete vigneti fronte casa. Il vino è una cosa complessa, siamo a contatto con la natura 365 giorni all'anno, dobbiamo curare e lavorare il vigneto durante tutto questo periodo, dobbiamo assicurarci di portare in cantina dell'uva che sia matura, che sia la migliore possibile e nel suo stato di integrità ottimale. Poi in cantina inizia un altro percorso. Lì dobbiamo cercare di rispettarla al massimo in tutti i suoi caratteri, in tutte le sue sfaccettature. Dobbiamo cercare di lavorare bene, dobbiamo arrivare alla bottiglia con un vino che sia di grande qualità. Noi vi invitiamo a venirci a trovare, vi facciamo vedere quello che ci permette di arrivare a questo risultato finale, ve lo facciamo assaggiare e speriamo che portiate via un buon ricordo della nostra azienda, della nostra famiglia.